Buongiorno da Salash. Ciao da Francesco. Buongiorno cari amici, oggi apriamo il telegiornale e siamo subito con il nostro Francesco, l'inviato della risata, che adesso ci racconterà le notizie dalla campagna. Perché noi in Campania abbiamo ben finito l'anno. Abbiamo finito l'anno chiaramente ridendo con una catena mondiale di risate, una catena che ha unito tutti, dal Vietnam, al Ruanda, al Quebec, a Boston, alla Francia, Portogallo, in cui abbiamo riso per iniziare bene l'anno, anche per dare una forza di positività a quello che deve essere un anno che deve cancellare tutte le brutture dell'anno precedente. E spulciando fra quelle che sono le notizie positive, abbiamo scoperto che c'è una innovazione sociale. Un'innovazione sociale che si fa nelle carceri. Infatti, c'è un progetto che restituisce un'altra possibilità a chi si trova temporaneamente a vivere un'esperienza di reclusione. Qual è? È il creare quelli che sono oggetti, gadget, manifatturiero o altro nelle carceri. Prima di tutto per dare un'importanza alle persone che stanno in carcere, ma poi per dare anche un risultato successivo per rimetterli sulla buona strada. E questa è una cosa ottimale, la positività che entra anche là dove la positività non potrebbe esistere, anche perché è il pensiero che deve essere positivo. Perché se oggi il cielo è grigio, io devo vedere il buco tra le nuvole, l'azzurro, perché l'azzurro pian piano si allargherà. Questo è il pensiero positivo. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Ancora a Napoli, una bimba di 6 mesi con atrofia muscolare spinale è salvata con un nuovo farmaco per la prima volta in Italia. Quindi, quando anche nel dolore non si perde mai la speranza, quando anche per i bambini non si perde mai la speranza. L'intervento è avvenuto nell'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove degli amici fanno anche la clown terapia, dove portano il sorriso anche ai bambini. Altri amici di altre associazioni di volontariato, tipo Arcipelago della Solidarietà di Napoli, portano quello che è il sorriso ai rifugiati con il progetto SPRAR. È un progetto di integrazione e di accoglienza per rifugiati, che quindi garantisce le misure di assistenza e protezione delle persone, ma favorisce un percorso verso la riconquista della propria autonomia. In effetti, noi non dobbiamo dare il pesce a chi è affamato, ma gli dobbiamo dare la canna, perché lui smetterà tutti i giorni e sarà autonomo nella ricerca del cibo. Questa è la positività. Un saluto a tutti, un forte saluto a tutti e ricordate, ridete, ridete, ridete perché fa bene. Grazie Francesco. Allora, il nostro caro Francesco, ti ringraziamo per ancora una volta il tuo servizio. Grazie e ciao. Bene, allora torniamo con invece una notizia molto simpatica qui da Salange, dalla Francia, dove un food truck ha offerto nella notte di Capodanno 200 pasti al personale dell'ospedale di Sallanches, appunto in Francia. Quindi Clusian, Fanny e Paul avevano addirittura il loro food truck rotto e lo hanno fatto trainare fin davanti all'ospedale, nonostante proprio rotto quel giorno lì, e poi hanno servito appunto al personale medico, agli infermieri, cibo, hot dog in particolare per questa serata. Quindi un bel pensiero, un bel gesto nei confronti di chi sta lavorando proprio anche la notte di Capodanno e in che modo sta lavorando. Un'altra iniziativa interessante l'ha fatta il supermercato Superu a Isère, che ha praticamente donato 800 kg di riso per l'associazione Ristoranti del Cuore. Quindi anche qui abbiamo una bella notizia. Poi vi do una notizia dolce. Abbiamo un dolce tipico nelle feste qui in Alta Savoia, ma anche in Francia, che si chiama la galette des rois, cioè la galletta dei re,
praticamente una torta di sfoglia con un ripieno di mandorla, dove si trova sempre una simpatica statuetta, e quindi chi trova la statuetta in realtà è il re del giorno. Quindi questa è una piccola tradizione. Ma nel mentre, noi oggi torniamo a parlare di musica. Torniamo a parlare di musica perché vogliamo farvi ascoltare questa artista straordinaria della scuderia di M&M Vox, Elisa Bartoli, con la sua Senza Occhi. Quindi, buon ascolto. Di fuori questa sera la tipica euforia che non dura, prendimi le mani e non restituirle più, mentre oggi è già domani. Se vuoi viverlo anche tu, ma ti prego, rimani. È un amore senza occhi, più lo guardo e più mi va, per questa vita con gli occhi rossi, io non so se guarirò. Da questo amore senza occhi, che non guarda dove va, per questa notte che vola in pezzi, che non sai se finisce davvero o se non finisce mai. Etichetta. C'è un animale in noi, non aspetta. Sento il tuo tamburo che dal petto sale su, e se il gioco si fa duro, ci sciogliamo un po' di più. Davvero rimani, è un amore senza occhi, più lo guardo e più mi va, per questa vita con gli occhi rossi, io non so se guarirò, ma questo amore senza occhi che non guarda dove. Questa notte che vola in pezzi, che non sai se finisce davvero o se non finisce mai. Più lo guardo e più mi va, per questa vita col cuore a pezzi, che non sai se finisce domani. Comincia domani, o se non finisce. Bene, siamo tornati. Abbiamo ascoltato questo pregevole brano prodotto da M&M Vox con la voce meravigliosa di Elisa Bartoli. Ma prima di andare avanti con il nostro telegiornale di oggi, vi do un appuntamento a dopo, perché abbiamo una notizia che riguarda una grandissima artista, Sara Tomasi, che vi daremo in coda al nostro telegiornale. Quindi non mancate, perché abbiamo una grossa sorpresa per tutti voi a fine telegiornale. Ma adesso diamo la linea al nostro inviato a Genova, il nostro grande Killian. Eccolo qua. Buongiorno Killian e benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti gli amici in Alternativa Contigo e buon anno. Questa è la prima puntata del 2021. Giustamente, buon anno.
vediamo le novità da Genova. Allora. Bene, allora io ti lascio lo spazio e vai. Grazie. Pure con le novità. Allora, Giovanni Toti, pronti a nuove chiusure dopo giornate complicate di shopping e contatti sociali. Alla Liguria dovrebbe corrispondere il colore giallo, secondo il DCPM, che ritornerà in vigore la sera tra il 6 e il 7 gennaio. Ma bisogna attendere il nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di positività attualmente è al 16%. Poi vediamo le altre notizie che ci propone Genova Today. Detenuto muore impiccato a Marassi, purtroppo. Si tratta del primo detenuto deceduto in Liguria nel 2021. L'uomo arrestato per spaccio di droga si è tolto la vita durante la notte fra venerdì 1 e sabato 2 gennaio 2021. E purtroppo una notizia di cronaca nera. E andiamo avanti. Bonifica dei siti orfani alla Liguria, oltre 2 milioni di euro. Ho firmato questo decreto dopo aver negoziato con le regioni attribuendo loro la competenza di individuare questi siti, spiega il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Andiamo avanti. Auto sbaglia manovra e finisce fuori strada. Intervengono i vigili del fuoco. È successo a Bargalli, i due occupanti sono riusciti a uscire incolumi, sul posto 118 carabinieri. Meno male che è finita bene questa notizia. Bollettino coronavirus, 203 nuovi casi su 1265 tamponi, altri 9 decessi. Il quadro dell'emergenza Covid-19 in Liguria, con i dati aggiornati relativi a nuovi contagi, tamponi, ospedalizzati, guariti e deceduti. Se volete vederlo c'è il bollettino su Genova Today. E ultima notizia, di cronaca anche questa, conosce le bombe? Lettera minatoria al governatore Toti. Sulla vicenda indaga la Digos. Il messaggio inviato all'ufficio del governatore lo invita a non chiudere bar e ristoranti a Natale. Quindi speriamo sia andata bene questa notizia del 2 gennaio. E, insomma, questa minaccia che è stata fatta di non chiudere le attività. E questo è tutto da Genova. Un saluto a Seba e un saluto a tutti gli amici di Alternativa Contigo. Ci rivediamo dopo, Kilian, comunque, no? Per Milano, sì. Ci vediamo per Milano, ma noi restando su Genova, caro Kilian, andiamo sì. Adesso per vedere un cuoco genovese che ci ha mandato qualcosa. Eccolo qua, il nostro amico Stefano che ci insegna oggi a fare i ravioli. Come promesso vi farò vedere gli ingredienti necessari per confezionare i ravioli alla genovese. Ricotta, borragine e scarola, maggiorana, la carne del tucco precedentemente cotta, aglio, noce moscata, pepe, uova e parmigiano. Ci andrebbe anche la cervella di manzo, ma è difficile reperirla molto fresca. Una volta macinato tutto, passiamo a unire la ricotta, le uova e il resto. Portiamo il tutto dentro un contenitore capiente. Aggiungiamo la ricotta. Insaporiamo con un po' di noce moscata, un po' di pepe. Questo che vedete liquido è olio e aglio frullato. Io me lo tengo così in cucina perché per me è molto più comodo. Poi si mescola tutto con le mani e come vedete ho il guanto. Andrò ad amalgamare tutto, poi vi farò vedere la fine come viene. Dopo aver dato la prima mischiata all'impasto ho aggiunto 3 uova e ora aggiungo anche il formaggio. Parmigiano abbondante.
promesso vi farò vedere. Ed eccomi di nuovo qui, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma lo abbiamo risolto e nel mentre siamo qui perché dobbiamo dare la linea a Luca Casantini, che ci racconterà invece quello che è successo a Torino. Buongiorno Luca. Ciao Carlo Sebastiano, tutto a posto? Allora, sì, bene, allora iniziamo subito con le notizie. Allora, Torino, per non fallire, ha trasformato il suo disco club, non sono in ok, il suo disco club in un mini market. Quindi praticamente questo ragazzo, con il suo locale che si chiama Diabolic Disco Club, praticamente ha trasformato, l'ha trasformato in mini market per lavorare, dato che le discoteche sono chiuse. Andiamo alla seconda. Allora, praticamente un signore ha ricavato sei mini appartamenti da uno scantinato, da un suo scantinato, e adesso dovrà rimettere tutto a posto, perché praticamente rischia una multa ed è comunque ha fatto una cosa abusiva. Quindi dovrà rimettere tutto a posto, tornare indietro. Allora, terza domanda. Io con queste domande... Sempre domande, Luca. Domande. Allora, terza notizia. Maltrattamenti sulle donne, due casi negli ultimi giorni a Torino, purtroppo. E neanche, praticamente il sottotitolo, neanche un bimbo in braccio frena l'aggressione. Quindi questo, posso dire, maledetto, ha picchiato la moglie e addirittura quell'altro... ha tentato di suicidarsi per proprio per non far, siccome appunto lo voleva allontanare la moglie, alla separazione non gli andava bene la separazione, quindi si voleva ammazzare per fare sempre un torto. Va bene, comunque. E la quarta ed ultima notizia è di lavoro, ma è di lavoro perché un autotrasportatore, il nome dell'autotrasportatore Nicolosi a Torino, praticamente cerca autotrasportatori. In questo periodo di Covid non è niente male, eh? Addirittura cerca 12 autotrasportatori. Con questo era l'ultima da Torino e ti restituisco la linea, quindi sentiamo dopo. Benissimo, allora ce la riprendiamo, caro Luke, grazie. E ora voliamo nuovamente, idealmente, dal nostro Killian, che invece ci parla di un'altra città. Ecco il nostro Killian. Bentornato. Buongiorno a tutti. Queste sono le notizie che ci propone oggi Milano Today. Partiamo con una notizia che riguarda tutta Italia. Da domani, lunedì 4 gennaio, si torna in zona arancione. Cosa cambia? Tutta Italia per un giorno di nuovo in zona arancione. Lunedì 4 gennaio scatta per un giorno la zona arancione in tutta Italia. Poi sarà di nuovo rossa il 5 e 6, Epifania. Ma che cosa cambia da zona rossa arancione, che è un po' la domanda che ci poniamo tutti? La differenza principale risiede nella possibilità, in giornata arancione, di spostarsi liberamente dentro il proprio comune, residenza o domicilio, senza autocertificazione, dalle 5 alle 22, cioè quando non è in vigore il coprifuoco. In ogni caso, anche nelle giornate rosse, 3, 5, 6 gennaio, sono in vigore le deroghe per massimo due persone che consentono gli spostamenti per andare a casa di amici o parenti. E questa, diciamo, è la regola che ci sarà da lunedì e gli altri giorni festivi. Poi, Milano, parchi e giardini, il Comune chiede lo studio di fattibilità, gestione che tornerà pubblica. Questi sono i parchi e giardini, notizia dei parchi e giardini di Milano. Poi, abbiamo... coronavirus a Buccinasco, il sindaco mette un gazebo per dare mascherine, esposto contro di lui, ma è tutto in regola. La risposta del prefetto a un consigliere d'opposizione non lascia alcun dubbio. Il sindaco poteva installare il gazebo a fini istituzionali, quindi, come vedete, un bel gesto, è stato contestato, ma alla fine è stato poi aggiustato tutto dal prefetto. Bollettino coronavirus, i dati di domenica 3 gennaio 2021 a Milano e Lombardia. Come di consueto, i dati giornalieri sui contagi di Covid in Lombardia e a Milano verranno forniti nel pomeriggio di domenica 3 gennaio 2021 dalla Protezione Civile. Quindi
se volete poi vedere il bollettino, nel pomeriggio sarà disponibile su Milano Today. Vaccini, Covid, Lombardia già in ritardo. Cominciamo davvero il 4 gennaio. Tabella di marcia a rilento nei prossimi giorni di campagna, ma l'assessore Gallero l'assicura. Quindi la Lombardia è un po' in ritardo con i vaccini, speriamo che si metta in pareggio. Beh, non Milano, è l'unica Lombardia. Lo so, purtroppo. Io però purtroppo devo dire la notizia di Milano, quindi ovviamente sì, so che in altre città, lo so che in altre città... Anche in Francia sono un po' indietro, c'è molta preoccupazione. Immagino. Poi, Milano, a Lambrate, cede la gratta del parcheggio, due ragazzi precipitano, portati in ospedale. È successo sabato sera. Quindi, come vedete, anche a Milano a volte succedono delle disgrazie. Speriamo non sia per incuria, diciamo, di manutenzione. Poi, omicidio dell'ex segretario della Lega Colleoni, arrestato il figlio. Colpo di scena nel caso dell'omicidio avvenuto a Dalmine. Sulle prime si era pensato a una rapina finita male. Quindi stanno interrogando il figlio, speriamo sia solo, diciamo, un interrogatorio normale. Fuochi artificiali per festeggiare il Capodanno, 7 multati. I carabinieri hanno sentito gli scoppi e rintracciato il luogo dell'origine. Quindi sono state multate 7 persone, attrezzo sull'Adda per i fuochi. E ultima notizia, Imane Fadil, ci saranno nuove indagini, respinta la richiesta di archiviazione. Il GIP chiede approfondimenti sulle cure mediche alla modella, rimasta ricoverata per oltre un mese. E questo da Milano è tutto. Allora, noi Kilian ti ringraziamo e ci ritroviamo poi alla fine per questa sorpresa che faremo un po' a tutti gli amici che seguono il nostro telegiornale un po' alternativo, un po' diverso. E quindi ti do appuntamento a dopo, perché adesso facciamo rientrare il nostro Luke, quindi a fra poco. Ed ecco qua il nostro Luke che ritorna, eccolo qua, bentornato dalla capitale. Adesso daremo le notizie di Roma, iniziamo sì. Subito con la prima. Maltempo a Roma, 100 interventi dei vigili del fuoco. Difatti anche oggi c'è un tempo veramente infausto, okay. Quindi appunto i vigili del fuoco sono chiamati in allerta ieri e oggi. Seconda notizia, non so se avete visto che a Roma sono morti parecchi uccelli, che dicono che praticamente sono morti per i botti di San Silvestro dell'ultimo dell'anno. Ma si paventa anche un'altra cosa, pari sono morti invece per le onde delle antenne. Pare, dovrebbe, non si sa se è una o l'altra cosa. E poi una notizia molto bella sul sociale, dal tech alla pizza, ecco la nuova ricetta per l'inclusione sociale. Praticamente sono tutti ragazzi con la sindrome di Down. Quindi, dalla tecnologia, al lavoro nella tecnologia, che nella pizzeria, nei ristoranti, vengono, diciamo, aggiunti questi ragazzi con la sindrome di Down. E c'è anche un ristorante a Roma dove è un ristorante gestito proprio da loro. Cioè da questi ragazzi con la sindrome di Down. Una bella iniziativa, direi, questa di Roma. Sì, molto bella. E la prossima, smog a Roma, aumento delle polveri sottili, ma pare che è dovuto appunto ai grandi botti di fine anno. Difatti, anche se piove, in questi ultimi giorni sta piovendo, invece pare che appunto le polveri sottili sono aumentate. Non le automobili, ma i botti di Capodanno. Allora ti do l'ultima notizia veloce: le due squadre romane giocano con le due genovesi, quindi la Lazio contro il Genoa a Genova e la Roma a Roma con la Sampdoria. Bene, un incrocio Genova-Roma che per gli appassionati del calcio, qui c'è un. C'è il nostro Nicola che è troppo simpatico. Allora, ti restituisco la linea e ci vediamo dopo per i saluti.
Sì, allora io faccio solo un piccolo preambolo, poi vi richiamerò. Dunque, io devo darvi la notizia che avevo promesso un po' a metà telegiornale. Quindi oggi parliamo di Sara Tommasi e parliamo di lei perché ha inciso un brano di musica pop contro le donne vittime di violenza. Parte del ricavato andrà all'associazione Movimento contro ogni violenza sulle donne di Michela Sardo, che si trova in San Dorigo della Valle a Trieste. La canzone è stata arrangiata e composta da Nicola Ursino e da MN Vox, che troverete ovviamente su Novella 2000 e su tantissime riviste in Italia, e con la partecipazione straordinaria dell'attore Domenico D'Ambra. Con questo non è che abbiamo concluso, perché andiamo a vedere quello che vi avevamo promesso, ma prima facciamo tornare il nostro Luke e anche il nostro Killian. Perché? Perché adesso intanto vi facciamo vedere in esclusiva, perché questo video poi noi ringraziamo MN Vox per questa bella opportunità, quindi vi facciamo vedere un video esclusivo di Sara Tommasi e dopodiché andiamo ad ascoltarla. Perché ho in mano queste scarpette rosse? Ma perché sono il simbolo della lotta per i diritti delle donne. In mezzo a ciò ho inciso un brano, Impara ad amarti, con MN Vox e Domenico D'Ambra. Scaricate però su tutti i digital stores. Un bacio. Questo era appunto il messaggio che preannunciava la canzone, che è una canzone veramente molto bella, che secondo me resta, quindi ascoltatela, ma soprattutto andate a scaricarla nei digital store, perché aiutate anche le associazioni, in questo caso questa associazione contro la violenza sulle donne. Andiamo ad ascoltare Sara Tommasi, composta da Domenico Orsino e con Domenico D'Ambra. Che non ama nessuno, perché si dona a tutti tranne al suo uomo, e qualcuno la tocca per un po' di vino. Il suo uomo si gira ma ne beve un pochino, uno spiffero basta per portarla lontano, specialmente da chi vuole darle una mano, perché ognuno sta bene dentro la sua prigione e non servirà molto anche questa canzone. Impara ad amarti, impara ad amarti, impara ad amarti, impara ad amarti. Sole invece è una donna che ama le eclissi, i tramonti infuocati e i suoi lividi rossi. Qualcuno la copre come nuvola nera, sola a tutti sorride dentro a tanta paura. Sulla bocca il perdono è una mezza promessa, che il sereno ritorni, ma la storia è la stessa. Perché il cielo è la vita e i suoi sogni aquiloni, senza filo non serve certo questa canzone. Impara ad amarti, impara ad amarti, impara ad amarti, impara ad amarti. Vina è una donna e la sua brutta storia le ricorda le botte da quando ha memoria. E un amico che dice dentro questa pastiglia c'è un mondo diverso, ma che è una meraviglia. Le spaccava quel vetro e scappava di casa, ora ci prova ancora, non è la stessa cosa. Non si torna più indietro, non c'è una soluzione, non la trovi di certo dentro questa canzone. Impara ad amarti, impara ad amarti, impara ad amarti, impara ad amarti. Perché è giusto
perché la vita è una, perché ce la posso fare, perché ce la devo fare, perché non siamo soli, perché posso chiedere aiuto, perché è ora di dire basta, perché credo nel bene, perché devo volermi bene, perché ne posso uscire, perché posso nascere ogni giorno, perché ora dico basta, perché adesso lo voglio, perché posso dire no, perché adesso la forza, perché volere è potere, perché ci sono anch'io, perché voglio imparare ad amarmi, perché sarò un esempio per gli altri, perché voglio essere felice, perché la vita è mia, perché la vita è preziosa, perché l'unione fa la forza, perché ci credo, perché ne ho diritto, perché è giusto, perché Marte non può distruggere Venere. Bene, abbiamo ascoltato questa pregevole canzone che comunque è contro appunto la violenza sulle donne. Quindi non mi resta che ringraziare e salutare Kilian da Genova. Ciao ragazzi, e volevo, dato che hai fatto vedere il servizio su Sala Tommasi, volevo dire che sono felice che abbia imparato ad amarsi e volevo fargli tanti auguri per il matrimonio a marzo con il suo fidanzato Antonio Orso, che ho letto nelle riviste che prima hai menzionato questa notizia. Quindi Alternativa Contigo, Kilian, Seba e Luca ti fanno tanti auguri e in bocca al lupo per tutto e per questo singolo. Bene, grazie Kilian. Il nostro Luca da Roma. Allora, sì, è un gran bel testo che sicuramente tocca e comunque faccio un gran bel saluto a tutti i nostri telespettatori, a voi due, e che sia un buon proseguimento di giornata, ok? Ciao. Bene. Io a nome della redazione di Alternativa Contigo faccio di nuovo gli auguri di buon anno a tutti gli amici che ci seguono in tutti i programmi e nel nostro telegiornale. Noi per questa domenica abbiamo detto tutto, ma proprio tutto. Vi ringraziamo e soprattutto imparate ad amarvi. Ciao, imparate ad amarvi. Sigla.